questo convegno, che abbiamo voluto dare un taglio internazionale, conclude un periodo di ricerche che abbiamo fatto sul nostro archivio, sul territorio, insieme all'Università di Parma. Dico conclude un periodo di ricerca, non è che conclude l'attività, inizia, anzi è un momento per iniziare un nuovo tipo di approccio sul patrimonio del consorzio, sul paesaggio e sul valore storico che abbiamo sul territorio. Quello che vogliamo fare è questo, speriamo che l'obiettivo possa essere raggiunto attraverso questo convegno, è quello di metterci in sinergia con tutti gli altri enti locali, con le associazioni, proprio per fare un circuito all'interno del quale entrino tutto il patrimonio il valore storico, il paesaggio che ogni ente possiede o gestisce sul territorio. Una volta che riusciamo a fare questo circuito, se inseriamo anche quella tipicità che abbiamo sul territorio di produzione, e parlo ad esempio dei caseifici dove si produce il parmigiano reggiano, le acetaie, il lambrusco, insomma tutti questi prodotti tipici, io sono convinto che metterci in rete vuol dire un forte richiamo turistico. Il turista anche fuori dai nostri confini che arriva sul nostro territorio vorremmo che rimanesse qua.